ambiti per riflettere su questo tempo e sul futuro della vita consacrata. Sono le indicazioni che l'arcivescovo sceglie di lasciare alla quarantina di responsabili di istituti, tra cui generali e provinciali, che incontra nel salone dell'arcivescovado con il vicario episcopale di settore, Monsignor Walter Magni. Si parte dalla visita ad Limina, appena conclusasi. Una visita caratterizzata dall'ascolto e nella quale si è evidenziata, nell'incontro con il Dicastero per la vita consacrata, quella regione benedetta che è, per questo contesto, la Lombardia. L'immenso bene che la vita consacrata ha offerto particolarmente nelle nostre chiese di Lombardia, che hanno sempre avuto un numero straordinario di presenze di vita, di istituti di vita consacrata, maschile, femminile, contemplativi, attivi, istituti secolari, quindi una ricchezza straordinaria come numero, come qualità, come servizio. Poi un secondo punto, la vita consacrata come dono dello spirito, da realizzare e da rendere più evidente, per cui Monsignor Delpini avanza anche una proposta. Pregare per questa parrocchia in cui siamo presenti o per questa comunità pastorale o per questo decanato, in che modo noi prendiamo a cuore questa realtà locale in cui noi siamo presenti, l'incarnazione in questa diocesi. Chiaro che il tema del rito ambrosiano è un tema importante. Ecco, mi pare che spesso i nostri discorsi ritornano su alcuni argomenti che ci stancano, ci logorano senza proporre, senza trovare elementi di gioia, elementi di slancio. E quindi noi torniamo praticamente quasi ostinatamente sul tema del numero delle persone che entrano alla vita consacrata, quante sono di meno, quante sono diminuite, eccetera, eccetera, sul tema dell'età e sul tema degli immobili. Infine la vita consacrata che è chiesa dalle genti. E qui ancora c'è da lavorare molto. Quale immagine di chiesa, chiesa dalle genti, possiamo costruire con il contributo anzitutto della vita consacrata, che in certi luoghi è veramente una specie di modello di chiesa dalle genti, perché sorelle di diversi paesi convivono, un modo per dire: ecco, qui c'è una chiesa che è formata da varie persone, da varie origini, e che è un segno che il Signore ci convoca e ci rende un cuor solo e un'anima sola, mettendo a valore il fatto che uno venga da una parte o dall'altra del mondo. La preoccupazione è quella della corresponsabilità e anche della conoscenza reciproca, magari da approfondire, come osserva il vicario episcopale, con qualche iniziativa. Relazioni da vivere con quello spirito fraterno che si respira poco dopo in Duomo, dove il vescovo Mario presiede l'Eucaristia. Da qui il ringraziamento per tutti i consacrati presenti e per coloro che non hanno potuto essere in cattedrale. Non continuate a domandare se siano tanti o pochi, giovani o vecchi, nati in Italia e venuti da altri paesi. Sappiate che ci sono uomini e donne che sono voci dell'invocazione e della speranza. Perciò celebriamo l'Eucaristia per rendere grazie al Signore per la vita consacrata, per coloro che invitano tutti ad alzarsi al mattino per magnificare le opere del Signore, che chiudono la giornata invocando la venuta del Regno di Dio. Che siate tutti ringraziati e benedetti, perché voi siete benedizione di Dio.